Grazie a Lia per aver pensato di poter trasformare un momento di imbarazzo invece in qualcosa di più costruttivo. E grazie per aver chiesto a me e a Ernesto di poterlo fare. Allora, evitiamo le presentazioni, no? Sapete chi siamo, quindi partiamo da qui. Io credo che se Ernesto è d'accordo, siccome Ernesto mi diceva che ha conosciuto delle bellissime persone durante gli altri incontri, che hanno anche raccontato delle loro storie e da quelle si può partire, io chiederei a voi di fare veramente qualcosa di interattivo, cioè in tutto quello che abbiamo detto, che è stato detto in questi 2 giorni, c'è qualcosa che vi è interessato particolarmente, c'è qualcosa che vorreste approfondire? Tenete conto che noi non siamo tecnici, per i tecnici c'è Marco, lì ci sono altre persone che possono parlare, noi ragioniamo più sugli ecosistemi generali. Quindi, con queste premesse io darei la parola a Ernesto che parte da questa piccola introduzione e poi vediamo che cosa fare assieme, se siete d'accordo. Vi va bene? Ottimo. Come al solito, le cose più belle nelle conferenze avvengono dopo le presentazioni, quando le persone cominciano a parlare fra di loro a pranzo, il modo migliore per stimolare una conversazione è semplicemente di chiedere alle persone di darci un commento su quello che hanno provato in questi giorni. Io ho un'amica che non mi sta guardando, vorrei chiedere a lei di dare un commento sul come si sente dopo questa giornata, c'è cioè il microfono, perché lei me l'ha detto privatamente, per cui vorrei chiedere a lei di darci un feedback. Grazie, allora Ernesto, mi chiamo Francesca. Io credo che in questo evento i contenuti che sono emersi, che sono stati commentati, abbiano portato le persone a delle riflessioni secondo delle loro prospettive, dei loro punti di interesse, quindi secondo diverse angolazioni. Personalmente ho trovato interessante quello che adesso Fabio Fracas adesso all'inizio dice, noi ci occupiamo un po' di ecosistemi, diciamo così, e a me l'angolatura, diciamo, ecosistemi, personalmente la trovo interessante. Allora mi sono domandata sia ieri che anche oggi come tenere insieme tutte le osservazioni che sono state fatte sul significato di libertà, che ha a che fare con il significato della libertà individuale e invece delle idee che hanno a che fare con i grandi sistemi. Uso la parola sistema, di cui oggi si è anche fatto un commento, ma è una parola di cui io ho una visione positiva. Okay? Quindi i grandi sistemi sono quelli attraversati da grandi cambiamenti, più o meno visibili, più o meno sottili e così via. Quindi mi chiedo come arrivare a una innovazione che porta un numero sempre crescente anche di persone a stare meglio, compatibilmente anche con la salute del nostro ambiente, tenendo insieme il progresso e l'innovazione che deriva dall'esercizio della libertà individuale, che come Ernesto tu ci dici anche, in modo stimolante, è ciò che sta alla base della ricerca della felicità delle persone, di un'espressione del nostro potenziale e quindi è qualcosa che sicuramente fa bene a tutti, non solo ai singoli, ma a tutti. Ecco. La cosa che io mi porto a casa è stimoli a pensare in questi termini, no? In termini di libertà individuale, la tecnologia che ci consente di ragionare sulla libertà individuale anche esercitata da persone che sono in luoghi del mondo molto distanti da noi, rispetto alle innovazioni importanti di cui siamo oggi sommersi, no? Da un punto di vista di narrativa, COP26, eccetera, ci porta invece a delle discussioni su quello che ha senso a livello globale. Scusate, l'ho presa molto alla larga, ma questo è quello che io mi porto a casa ed è il modo con cui mi sento oggi. Prego. Grazie Francesca. Il signore con gli occhiali che mi guarda sempre, lui è sempre molto pensoso. Possiamo avere, sei tu? No, no, no. Sì. Il tuo commento. Come ti senti dopo questa giornata, 2 giornate?
Ho ricevuto delle informazioni interessanti in termini di criptovalute Bitcoin, penso a quello che è successo in El Salvador, quindi vorrei magari poter lanciare questo tipo di discorso, perché molte persone che non avevano accesso ai servizi bancari, adesso con uno smartphone e un'app possono acquistare beni e servizi in questo paese del Centro America con il Bitcoin. Quindi la signora parlava di libertà individuale, questa mi sembra una bella espressione, mi sembra un bel esempio. Quindi se volete raccogliere voi la palla, tra virgolette. Il signore con computer. Ciao, sono Massimo. Massimo. Allora, io ho trovato gente molto preparata. Quando trovo gente che sa, già insomma diventa sexy la cosa. E venendo io dal mondo accademico, insomma, mi piace quando la gente sa di quello che sta parlando. Questo è un grande merito. Se posso fare un appunto, ho trovato pochi ponti. Penso sia la prima conferenza cripto su cui non è mai stato nominato Ethereum. Forse sarò io fra un'ora a nominarlo per primo. Per non parlare di Terra o di Polkadot o di Solana. Questo forse, insomma, sì, è stato un po' un limite, insomma. Credo che tutti dobbiamo essere grati a Bitcoin, perché è la base, è il nostro Google, ci dà sicurezza, però la DeFi e gli NFT sono il nostro Tesla, cioè è il laboratorio dove si sperimenta. E sono d'accordo con i massimalisti che mi hanno preceduto che molta di quella roba è scam, però c'è un 10% che è veramente interessante e che io insegno ai miei studenti all'università, e quella roba lì è la frontiera. È la frontiera, cioè, sì. Bitcoin non è la frontiera, scusatemi, Bitcoin insomma c'ha 20 anni. La DeFi e gli NFT è la frontiera, quindi è una conferenza, io ne ho fatte tante in altri settori, sono un informatico, mi aspetto di trovare cutting edge, cioè la frontiera, non solo certo. cutting edge, certo, il territorio conosciuto, anche se è conosciuto dagli esperti quello che lì ha cercato di fare e far avvicinare le persone che sono curiose ma non esperte. C'è il signore dietro che ti stava saltando addosso quasi. Adesso viene. No, c'è un equivoco di base. Il dire che la frontiera è il resto, Bitcoin, no. In realtà presuppone che non si conosca quello che si sta costruendo su Bitcoin. Bitcoin è un punto fermo, non è solo il passato, un punto fermo nella resistenza alla censura. Lo scopo è quello, noi abbiamo un network resistente alla censura. Poiché col resto si possono fare cose interessanti, vendibili, perché alla fine di quello si tratta. Buon per chi le fa, però dire che su Bitcoin non si costruisce vuol dire non sapere che cosa si sta facendo su Bitcoin. Si sta scalando Bitcoin, l'esempio proprio di El Salvador è un esempio di scaling su Bitcoin. Noi senza avere Lightning Network non possiamo avere ciò che si sta facendo in El Salvador. La remittance avviene grazie a Lightning Network, che è un layer costruito su Bitcoin. I grandi sviluppi futuri verranno fatti in layer on top of Bitcoin. Parlo della client-side validation tipo RGB, quindi su Bitcoin siamo più conservativi, ma non vuol dire che non ci evolviamo, anzi, lasciamo gli altri sbagliare, perché Ethereum è evidentemente uno sbaglio,
Però proseguiamo il lavoro con molta calma, ma lo facciamo. Questo è solo un puntino che volevo mettere sulla i. Volevo chiedere a questo signore qui che anche lui ha le mani incrociate, vuol dire che sta pensando seriamente, sì. Dai, molto seriamente. Raccontaci, come ti senti dopo questa esperienza? It feels good. You feel good? Ah. No, good è interessante guardarmi. io opero come broker, quindi mi piace più la parte di trading in senso stretto. Sì. Non me ne vergogno neanche, visto che siamo in mezzo a tutti questi informatici, noi siamo alle volte visti come le pecore nere. Però mi collego un po' al concetto di patrimonio, inteso proprio come patermonium, cioè quello che il padre, il caprofamiglia, in una visione anche un po' tribale della società, trasferisce al figlio. Che manca questa dimensione nella società contemporanea, perché c'è una spersonalizzazione totale rispetto a quello che è il danaro. Cioè, a me mi hanno insegnato, mia nonna mi diceva: attenta ai soldi che sono del diavolo. Quindi vedere che in un contesto del genere, più che vedere, percepire in un contesto del genere un approccio comunque ad una tematica economica nella direzione di, diciamo, evoluzione anche umanistica, perché io attraverso il danaro io mi posso liberare interiormente da tutta una serie di problematiche che invece oggi tutti noi ci siamo più o meno immersi. E quindi sentire, vedere persone che in qualche modo arrivano qui e condividono ognuno da un suo punto di vista una strada, una traccia da seguire nella direzione della libertà, ma proprio pratica, cioè, perché qui non stiamo parlando di libertà a livello idealistico o archetipico, cioè qui è tangibile. È molto stimolante ed è molto incoraggiante. Avete seguito quello che è successo in America con Robin Hood? Robin Hood ha creato una piattaforma per fare investire i giovani. È una piattaforma semplicissima dove si può investire anche pochissimo. E ci sono stati in questi quasi 2 anni 100 milioni di nuovi investitori. Sono tutti quanti ragazzi giovani che hanno investito pochissimo, però i numeri totali sono 100 milioni di persone che non avevano mai investito, che hanno investito perché ci sono delle piattaforme che gli permettono di investire. Io ho guardatela su Google, si chiama Sharesies, and Sharesies è una piattaforma neozelandese che è stata creata soltanto 4 anni fa, dove si può investire anche $5 neozelandesi, che sono 2 euro neanche. E che cosa hanno fatto? Hanno in un certo senso democratizzato il modo di comprare azioni. Tu puoi mettere sono ragazzi giovanissimi che comprano azioni, un decimo di un'azione con $5. La cosa è straordinaria, perché non sono stati i padri a dire ai figli o alle figlie: guarda, i soldi sono importanti, devi cominciare a risparmiare quando sei giovane. Assolutamente no. È stata l'internet e sono stati altri giovani. C'è un fenomeno globale, cioè globale. Io dico che quello che succede in America poi viene copiato, certe volte bene, certe volte male, 10 anni dopo. Però aspettatevi di vedere millennials italiani che cominciano ad investire e create delle piattaforme che rendano facili investire. Perché c'è un mondo nuovo
che è un mondo, quello dei millennial, che se come quello americano vi sorprenderà. Però dovete togliere, dovete creare delle piattaforme che tolgono quel monopolio a quelli che investivano in Wall Street, la borsa di Milano. Dovete praticamente fare in modo che sia facile investire e sia facile anche investire una porzione di quello che investi in cripto. Perché se voi fate questo avrete un tantissimo successo. La storia di Robin Hood fu straordinaria, si chiama Robin Hood perché l'idea del fondatore era si ruba ai ricchi per darla ai poveri, nel senso pigliamo i soldi dagli investitori di Wall Street che hanno monopolizzato il mondo degli investimenti e diamo la possibilità a quelli che hanno $200 di investire. È un'idea geniale, ogni idea geniale ha una storia geniale, Bitcoin è una storia, quando la racconti è geniale, ma io penso che il tuo compito, nella tua categoria di persone, l'idea è lì che si è sviluppato veramente l'interesse del Bitcoin, non era l'idea pura, non era i pochi investitori, è esattamente il ruolo vostro di commercializzare il Bitcoin che ha creato questo mondo e questo interesse. Io penso che quello che io ho scoperto in questi due giorni, mi dico che cosa, la cosa più straordinaria per me è stata conoscere voi, perché tutte le storie che ho sentito nelle conversazioni private che abbiamo avuto, che io ho avuto, era come vedere una sfaccettatura di un diamante. C'è un diamante che è un nuovo modo di vedere, valore, di vedere capitale, di vedere libertà, di vedere transazioni. E però questo diamante ha tantissime facce. Ogni faccia, secondo me, rappresenta una possibilità di attività economica, di guadagno, di ricerca teoretica, ed è quasi infinito. Quindi io devo dire che per me è stata un'esperienza straordinaria, e poi ho detto a due o tre persone di venire a congratulare Lia. Lia, brava. E vorrei dare l'ultima parola, poi lascio a voi di andare a pizzicare persone nell'audience come ho fatto io. Vorrei dare l'ultima parola al cameraman qui di fronte a me, a lui, eccolo. Do la parola a lui per dire quello che lui ha detto a me su questa conferenza. Ti prego. Dirla, fai il regalo a Lia. Vabbè, non posso essere ripreso ovviamente. Allora, la cosa interessante è che prima dell'era digitale bisognerebbe riuscire a conversare con le persone, quello che si sta facendo oggi. Ed è quella la cosa che prepara dopo al passo successivo del digitale vero e proprio. Tutto qua. Ecco, quindi il discorso di una persona che dice una conferenza di mega esperti, di tecnici, se non fai il bridge, perdi le persone che non si sarebbero mai avvicinate, che è esattamente il tuo pensiero. Quindi, brava. È sempre un lavoro di team. Mi prendo volentieri i complimenti, ma li estendo a tutti quanti. Grazie ancora. Allora, adesso io e Ernesto abbiamo due stili completamente differenti, quindi lavoriamo in due modi diversi, ma concorriamo allo stesso obiettivo. E io riprendo quello che è stato detto, naturalmente ripeto la parola è a voi, per mettere in evidenza che secondo me, e qui parlo effettivamente da persona che si occupa di formazione da tanti anni, sono 27 anni che insegno all'università in varie maniere, qui abbiamo creato dei ponti. Giacomo, giusto? Massimo, scusami, mi era arrivato Giacomo, perdonami. Abbiamo creato dei ponti, ma non sono forse ponti che siamo abituati a vedere. Cioè, mi spiego un po' meglio. Io sono un fisico,
quando penso e spiego la fisica alle persone, la prima cosa che gli dico è: dimenticatevi tutto quello che vi hanno insegnato. Perché fisica, da physis, vuol dire natura. Quindi lasciate perdere le formule, lasciate perdere i costrutti, andate a vedere cos'è la natura. Dalla natura ripartiamo e definiamo quello che ci serve. E secondo me è quello che abbiamo fatto qui. Cioè, quando Lia mi ha chiamato per dirmi: Fabio, vuoi venire a fare il coordinatore della sezione innovazione? E io ho detto: sei sicura, Lia? Cioè, io sinceramente mi occupo di tante cose, ma Bitcoin e valute digitali non ne so assolutamente niente. L'ho sempre detto, non mi sono millantato competenze che non ho. E lei ha detto giustamente: ma forse abbiamo bisogno di persone che abbiano occhi diversi per vedere quello che noi conosciamo. E allora sì, e allora forse ha senso anche il mio occhio, che è un occhio, se volete, che vede cose che normalmente non si vedono in questo mondo. Vede il concetto di sostenibilità, vede il concetto di ecosistema, cioè vede come Bitcoin non è semplicemente una valuta o uno strumento digitale, è un acceleratore di cambiamento. Ecco, mi piace definirlo così. Perché un acceleratore di cambiamento? Perché, a parte il concetto banale, prima non c'era, poi c'è, ma ripeto, secondo me quello che è interessante è si cominci a pensare a una redistribuzione, non tanto della valuta in sé, cosa che a me interessa, ma relativamente, quanto di tutto ciò che è veicolato dalla valuta: sapere, conoscenza, reversibilità, sostenibilità, energia. È venuto fuori più volte questo concetto, ma secondo me vale la pena rimetterlo in funzione, rimetterlo ben chiaro all'interno di quello che stiamo facendo oggi. Se io riesco a fare le centrali idroelettriche per mandare avanti le mie farming, come chiamiamo così, mining, quello che chiamiamo, Marco? Mining, va bene? Mining farm, vabbè, ho detto giusto più o meno, chiedo agli esperti. Beh, ok, mi fa piacere, ma mi fa molto più piacere che venga messa in funzione una logica di energia sostenibile sul territorio, che poi facciano mining farm o che diano quell'energia, perché ce n'è bisogno, al territorio, al comune. A me va bene lo stesso. Però se questo deve essere il veicolo dell'accelerazione, per cui io riprendo delle prerogative del mio territorio, riprendo delle possibilità del mio essere sul territorio e le trasformo in concretezza, in energia, questo è fantastico. E se non c'era il Bitcoin in quel caso, questo non sarebbe avvenuto. Quindi io non mi fermo, personalmente sono abituato a pensare così, ve l'ho già detto, io ragiono su 40, 80 anni, ragiono sui figli dei figli di quelli che mi sostituiranno. Quello è l'obiettivo. Non possiamo pensare a domani e chiuderci: domani cosa ci sarà? Forse ci saranno altre valute, va benissimo, chi se ne importa. Ma se costruiamo una struttura di pensiero che cambia quelle che sono delle regole consolidate, dà l'opportunità a persone, strumenti e enti che diventano poi attivi sui territori, che possono essere, non lo so, il Trentino o in Italia, ma possono essere l'Africa, possono essere la Cina, possono essere ovunque, perché non dobbiamo limitare i nostri esempi, dobbiamo pensare un po' in grande. Beh, questo è un grandissimo risultato. Ed è qui che ritorna il concetto di ecosistema che citavo prima, perché non è solo quello che io faccio oggi, ma è quello che metto in moto per riuscire a sopperire a un problema. E voi tutti sapete che sono i problemi che mandano avanti la conoscenza, sono le necessità che permettono la creazione di nuovi risultati, sono i bisogni che stimolano la ricerca. Ed è per questo che secondo me, e ringrazio ancora Lia, permettimi, era importante che ci fossero le voci come la mia, come quella di Sara, come quella di Ernesto all'interno di questo, non per rafforzare un concetto che c'è già, ma per creare dei ponti su qualcosa che ancora non c'è. E questo, secondo me, è il nostro apporto, quello che possiamo dare. Ecco. Ah, per gli scienziati le cose più importanti sono le domande, non le risposte. Assolutamente sì.
E ricordatevi che gli scienziati veri non hanno risposte, perché nel momento in cui avessero certezze sarebbero già passate. Sappiatelo, chi ha certezze vive in un mondo speciale tutto suo, perché domani potrebbe nascere qualcuno che gli dice: guarda, la tua certezza è sbagliata, e se tu ti preoccupi è un problema. Se sei contento vuol dire che hai fatto qualcosa di buono. Sì, tocca ancora a voi ragazzi. Avere qualche commento, per favore. Sei tu, sta a te. Aspetta, Fabio, aspetta il microfono. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabio. Stavo riflettendo sul valore sociale del cripto, Bitcoin e altcoin, che forse non è stato toccato, ovvero quello dell'educazione finanziaria. Cioè, l'educazione finanziaria è un concetto che fino ad ora è stato trascurato, in quanto si parla di investitori, si parla di ragazzi che investono 5 euro, si parla di, anche di persone che investono la buona uscita, pensando in un futuro migliore per i figli. E l'educazione finanziaria in Italia è molto bassa. In America è altissima, perché è un sistema, è un'economia che si basa proprio sugli affari e sul business. Italia e Europa hanno delle concezioni diverse. Ha una funzione sociale anche questo. Le cripto introducono il singolo al mondo della finanza, ad abituarsi a certi ragionamenti. Fino a ieri abbiamo delegato alle banche questa funzione. Ora questa funzione va al piccolo, all'individuo, che deve confrontarsi con se stesso, con alcuni concetti di economia e di finanza. Non è soltanto il trasferimento della moneta, ma la gestione della moneta, la conservazione, la messa a rendita. Sono concetti che fino ad oggi nessun individuo medio o anche basso ha affrontato, se non delegando a terzi. Le sperimentazioni che ci sono su Bitcoin, che ha una doppia valenza, non è solo una valuta ma una riserva di valore, si affianca all'altro mondo, che è delle altcoin, delle alternative coin, dove quello è un laboratorio. Dobbiamo concepire non come un'alternativa ma come un punto di sperimentazione di idee e anche di possibilità. Ci sono dei mondi nuovi che ci sono già nati, gli NFT o altro, che nascerà in futuro, che nascono da un melting pot di competenze. E allora la mia riflessione è che questo mondo cripto sta portando le persone a un learning by doing, pagando a loro spese l'esperienza sulla finanza. E inoltre la democratizzazione dell'utilizzo del denaro in realtà socio-economiche che non hanno il loro sistema bancario. Io volevo fare una domanda invece, che è quella di: secondo voi, come immaginate i governi, gli stati, come affronteranno questo impatto che dal basso, come uno tsunami, arriverà nei sistemi economico-finanziari, soprattutto nelle banche centrali, nelle singole banche commerciali, nella finanza che fino ad ora ha governato l'economia nei prossimi 10 anni? Questa è una domanda, è una cosa che mi pongo, perché vedo che questa è una rivoluzione dirompente che cambierà i sistemi economici e forse non siamo ancora pronti. Grazie. Sì, ecco. Certo, certo. Esco un attimo dal ruolo di moderatrice, perché è una storia, dopo sì, lo so Marco, che volevi anche rispondere anche tu. Abbiamo visto come reagiscono, attaccando, cioè le varie fasi del lutto. Prima no, Bitcoin non esiste, poi lo attacco, oh mio Dio, non riesco ad attaccarlo, poi è brutto cattivo, poi mi faccio il mio Bitcoin. Sostanzialmente questo abbiamo visto. Ed è reiterato, l'abbiamo visto con Bitcoin, l'abbiamo visto succedere, insomma adesso lo sta facendo la Cina, è nella terza fase o quarta fase, quindi insomma è sotto gli occhi di tutti, ma vedo che non ce la fai più, passiamo la parola anche a Marco per favore.
No, in realtà sono d'accordo sul fatto che Bitcoin insegna soprattutto il risparmio. Ci mette un po' a insegnartelo, però lo insegna a persone che non l'avevano ancora considerato fino a quel momento. Per cui sicuramente ha un ruolo educativo che ti fa porre la domanda che cos'è il denaro, che insieme a Dio è una delle cose più sulla bocca di tutti e che tutti ignorano la profondità della risposta di come funziona. Ma soprattutto volevo rispondere su questa altra misconception che viene raccontata spesso, cioè che il mondo delle altcoin sia un ribollire di innovazione alla quale se Bitcoin potrà selezionare quale innovazione prendere. Questa è una cosa che raccontano quelli che si occupano di altcoin. La realtà è esattamente all'opposto, la realtà storica. Ci sono idee scartate dalla comunità Bitcoin con dei perché molto documentati che vengono riprese dalla comunità altcoin e vendute come innovative. Per cui la suggestione è che anche il professore che Bitcoin è statico e le altre sono progetti dinamici è banalmente falso. Primo proprio con dei marker oggettivi, cioè numero di commit su GitHub dei vari progetti. Ma poi soprattutto di cosa si sta parlando? Di NFT, senza la parola NFT, ne parlavo nel 2014, la comunità ne parlava già tempo fa, prima che ancora se ne esistesse Ethereum, e avevano già trovato quali erano i problemi e quali erano le soluzioni. Il marketing degli ultimi 2 anni ha completamente ignorato i problemi e le soluzioni della letteratura e ha venduto la sua innovazione, che è tra virgolette perché era qualcosa di già antico, a un mercato che se l'è bevuta. Per cui la differenza in realtà tra altcoin e Bitcoin è che Bitcoin non è un'azienda e non ha un ufficio marketing. Per cui confondere la propaganda di marketing con la realtà tecnica è un grosso errore che molti fanno. Per cui diciamo non è vero, è più simile a Linux Bitcoin, dove è un progetto open source che raccoglie la creme della creme degli sviluppatori. Se tu non sei in Bitcoin è perché vuoi essere un gigante tra i nani e non un nano tra i giganti. Però, Marco, hai ragione. Ma c'è da dire che in puro stile libertario il mercato comanda, per cui nel momento in cui la Cina, la CIA attaccano Bitcoin, ma il mercato usa Bitcoin e conferma la bontà di quel progetto, in questa fase il mercato sta usando Ethereum, per cui dobbiamo prendere atto di questa realtà e insomma gestirla, non è che si può ignorare, per cui la risposta alla tua domanda è certo il mercato può sbagliare, ma il mercato comanda, per cui non possiamo ignorarla questa cosa. Quindi la risposta alla domanda cosa succederà? Succederà quello che vuole il mercato. E se una tecnologia risolve un bisogno in modo efficiente, molto probabilmente il mercato sceglierà quella tecnologia rispetto a un processo inefficiente. Dobbiamo, nel possibile, secondo il mio modesto parere, tentare di indirizzare il processo, se riusciamo, se vogliamo, non possiamo non vederlo. Posso? Aggiungo una cosa, questo è paradossalmente trasversale, questo è un classico procedimento scientifico. Nella comunità scientifica le teorie, quelle diciamo consolidate, vengono considerate vere. Ripeto, come scienziato per me il termine vero ha un'altra accezione, ma non entriamo in queste finezze. Il fatto è che ad un certo punto può arrivare qualcuno che dice che questa cosa è sbagliata. La reazione normalmente è non è vero, non può essere sbagliata. Però questo mette in moto 2 meccanismi. Un primo che è un meccanismo di negazione assoluta, per cui alcuni si costruiscono dei fantamondi dove la cosa è sbagliata e rimane sbagliata, punto. Altri decidono di verificare se la cosa è sbagliata oppure no. E magari quella cosa è sbagliata e quindi lì finisce il discorso, ma magari no. Se la cosa risulta non sbagliata, ad un certo punto quel piccolo gruppo che diceva guardate che quella cosa è giusta, la mette nuovamente a disposizione di tutti, dove viene ridiscussa e viene accettata come giusta.
a quel punto anche quelli che continuavano a negarlo, se continuano a negarlo, sono anacronistici, altrimenti devono scendere a patti. E lì comincia la nuova fase, perché la nuova teoria diventa la teoria dominante e quindi si riparte col gioco. Vi faccio un esempio pratico. Sapete che io mi occupo di meccanica quantistica, quindi vi faccio un esempio di meccanica quantistica, di teoria, non vi spiego la meccanica quantistica. Settembre 1900, Lord Kelvin, davanti a, va bene, non diciamo dove, ma comunque davanti a un gruppo di scienziati, dice esattamente queste parole. Ormai nella fisica non c'è più nulla da scoprire. Tutto quello che potevamo scoprire l'abbiamo già fatto, tutto quello che ci rimane da fare è fare misure sempre più precise. Settembre 1900. La notte fra il 7 e l'8 ottobre del 1900, Max Planck, studiando la radiazione di corpo nero, per chi vuole glielo spiego dopo, scopre che l'energia è quantizzata, quindi distrugge il mondo della fisica classica e scopre la fisica quantistica. Pensate che abbia detto ho scoperto la fisica quantistica? No, perché lui faceva parte di quel gruppo di persone che derivava dalla fisica classica e credeva nella fisica classica. Lui dice ho trovato un artificio matematico che spiega la soluzione del problema del corpo nero. Ma dentro di sé sa che ha cambiato tutto, ma deve aspettare anni, gli anni in cui la nuova teoria diventa teoria reale, affinché quella che è la teoria quantistica possa essere definita. Dopo noi a ritroso diciamo che la teoria quantistica è nata la notte tra il 7 e l'8 ottobre del 1900, ma per chi l'ha vissuto la teoria quantistica è nata dopo. Quindi, non è una cosa strana quello che sta accadendo, è nella logica dello sviluppo normale, nella logica delle cose normali. C'è un confronto, qualcuno ha ragione, qualcuno ha torto. Chi ha torto solitamente cerca di non ammetterlo, chi ha ragione solitamente cerca di non infierire. Chi è che decide? Io non so se il mercato deciderà, di sicuro il tempo sì. Aspettiamo e vediamo che cosa succede. Ecco. Ecco cosa guardavate. Allora, sono consapevole che un sacco di uomini hanno parlato e c'è invece una signora in rosa la quale ci deve raccontare la sua esperienza e poi c'è un'altra signora all'altro lato lì e poi un'altra lì. Vorrei sentire un pochettino com'è stata questa esperienza per te. Buongiorno a tutti. Io questa esperienza la sto vivendo come persona completamente strana al mondo dei bitcoin, delle criptovalute, non sono un informatico, non sono un fisico, lavoro in banca e mi sto rendendo conto di non sentirmi a mio agio in questa, cioè mi rendo conto che c'è un cambiamento in atto e che la banca non offre più, non è in linea con i tempi. E quindi io sono qua, posso offrire un minimo, cioè contributo zero, perché no, sono proprio alla scoperta, in cerca di un'opportunità, in cerca di tenere la mente al passo col tempo per capire. E ti è stata utile questa conferenza? È utile, ma è anche frustrante, perché torni domani, si torna in una realtà che è fatta di, come dice mio marito, criceti che girano all'interno di una ruota. Io lavoro in una banca che è piccola ma è grande, territoriale, e di Bitcoin non se ne può sentir parlare. Cioè noi lavoro in un ufficio di sede, sia con l'estero, uffici esteri, e tutto ciò che è pagamenti, diretti all'estero, tendenzialmente paesi dell'est, di soggetti, tendenzialmente persone fisiche, che vogliono sottoscrivere e versare denaro nei wallet, è visto veramente come finanziamento, come tanto sono pagamenti segnalati, quindi emergono degli alert che li filtrano, li bloccano
e bisogna contattare il singolo cliente e far presente che c'è una truffa sottostante. Ma io no, quando ho chiesto informazioni su, devo contattare un cliente, parlargli di una truffa, ma io non so neanche cos'è un bitcoin, non mi date informazioni in merito. Come faccio a valorare la tesi del mio istituto di credito? No, sono qui per questo, per capire. Ma è interessantissimo, perché tu sei proprio il campo di battaglia in questo momento, tu sei proprio al fronte. E sarebbe importantissimo, perché se è vero quello che abbiamo detto e quello che la Bank of America ha detto, che Bitcoin, le cripto sono troppo grandi da ignorare ormai, sono 2.5 trillion dollars è il valore delle cripto, del mercato, del valore, della capitalizzazione globale delle cripto, le banche devono capirlo. Ma io non so se lo fanno apposta nella quotidianità tenerlo, perché non danno una risposta, no. Secondo me, ad esempio nel mio istituto, dove ripeto è una piccola ma è una grande banca nel sistema dei crediti cooperativi, ha un peso veramente rilevante nel nord-est, io sono convinta che la direzione che è fatta da una persona che è molto avanti, tanto avanti, questa persona sta già rivolgendo lo sguardo al mondo, mi stupirei, certo, del contrario. Il problema è che non condividono le nozioni, non condividono i concetti, non condividono, quindi c'è ignoranza. C'è anche un'altra definizione di scienza, che sono sicuro che Fabio conosce molto bene, che la scienza avanza un funerale alla volta. Perché fino a quando il professore di fisica ha una teoria, tutti gli studenti saranno proibiti di studiare l'alternativa sotto quel professore. Fino a quando il cattedratico non muore, quella facoltà è famosa per quel tipo di visione. Ad esempio la scuola di Chicago di economia, fino a quando le persone fisicamente non muoiono, la scuola di Chicago aveva una linea molto dura, ultracapitalista, che non accettava e non prendeva prigionieri. Quindi ti potresti trovare in una situazione dove, fino a quando il consiglio d'amministrazione non cambia, la nuova amministrazione non guarderà, o l'amministratore delegato non guarderà le cripto. Però è una battaglia che secondo me hanno già perso, ma non sanno che l'hanno persa. C'era qualcuno che voleva mettere un piccolissimo commento? Scusa, prima volevo dare un input alla signora. Lungi da me difendere le banche. Ho però scoperto in questi anni, naturalmente presenti esclusi, tutti stupendi, però ho scoperto in questi anni che c'è un peso che il regolatore, un peso di responsabilità e un peso proprio di leggi da seguire che il regolatore impone al sistema bancario, per cui a volte alcuni comportamenti che sembrano perversi o sembrano insomma legati a qualche ragionamento malizioso o capzioso, in realtà è un meccanismo di autodifesa di un'azienda, come può essere cioè un'azienda qualsiasi, ecco, come farebbe qualsiasi azienda. Alcune volte può essere che anche menti illuminate non possano in questa fase storica essere aperti ad un mondo che, insisto, c'è per rimanere, e insomma resistere è inutile sostanzialmente, quindi però non è necessariamente volontà del singolo, c'è proprio un'imposizione dello Stato. Ti blocco un secondo, scusami. Quello che diceva Ernesto, che avete preso come una buttade, è vero, e vi dico di più, il primo che disse questa frase fu proprio Max Planck. Io purtroppo sono anche uno storico della fisica, perché per me la fisica è tutto, quindi io non solo studio la materia, come tu sai, ma io studio la vita delle persone, studio quello che dicono, perché poi sapere quello che hanno detto ti aiuta a capire il loro pensiero. E allora Max Planck disse una volta questa frase qua, che poi non negò mai di aver detto, disse: affinché una nuova teoria
possa affermarsi, tutti quelli che sostengono la teoria precedente devono essere morti. Punto. Sembra Machiavelli. Punto. Cioè, vi rendete conto, Max Planck, fondatore della teoria quantistica, che disse queste parole esatte. Potete trovarle su libri, la citazione è più volte scritta. Quindi non è una boutade, ma tutti i cambiamenti prevedono, ma anche dal punto di vista, se vogliamo, karmico, usiamo questo termine, un concetto di morte e rinascita. Ci deve essere un passaggio, altrimenti non c'è cambiamento. Perdonami se ti ho interrotto, volevo solo fare questa precisazione. Ecco, l'ultimo intervento, perché poi abbiamo finito il tempo. Sì, volevo collegarmi al discorso della signora, perché io opero, come ho detto prima, nel settore proprio finanziario, cripto, e quindi quotidianamente o quasi mi tocca, diciamo, di assistere ai miei clienti, nello specifico per come fare le transazioni da una banca al mondo cripto. E spesso, alle volte, mi è capitato di interagire, interloquire proprio con le banche, con l'operatore che sta alla cassa, e dirgli: guarda, fai pure la segnalazione a cui si riferiva la signora, ma se i soldi sono puliti e tu fai una segnalazione, what's the problem? Cioè, però qua si apre un altro discorso, c'è una demonizzazione, un po' quello che anche dicevamo prima, del danaro, ma il danaro la demonizzazione la fa proprio la banca, solo che non c'è consapevolezza di questo, perché le banche hanno creato un'egregora attraverso cui sostanzialmente creano timore nella testa dei correntisti o dei clienti di relazionarsi al danaro in maniera diretta. Quindi, se non filtri il tuo rapporto col danaro attraverso la banca, te stai a fare un errore. Certo, ed è esattamente quello che ha creato, ed è stato proprio quello che ha creato invece questa grandissima passione imprenditoriale di cui parlavamo il primo giorno. È stata proprio questa visione di una possibilità di fare transazioni direttamente e di saltare l'intermediazione che ha scatenato questo interesse mondiale. E quindi sarà un grande challenge per le istituzioni finanziarie del mondo. Come reagiranno? Comunque le transazioni. Lia. Allora, io vi ringrazio per aver partecipato a questo esperimento nell'esperimento, veramente. Non credo che questa sessione andrà in piattaforma, perché vi siete aperti, insomma, personalmente non mi sembra corretto, a meno che per alzata di mano siate tutti d'accordo. 2, 3, 4, 5. Siete tutti d'accordo? La mettiamo in piattaforma? No, c'è qualcuno che non è d'accordo, ma secondo me ha senso che abbia fatto una discussione fra di noi. Ringrazio. Forse meglio? Tu dici? Allora, no, in realtà chi partecipa a un evento pubblico dà l'approvazione by default di essere pubblicato, ma è un gesto di sensibilità. Facciamo un'ultima votazione, volete? Sì, già, alzi la mano chi vuole che vada in piattaforma. Sì, Bondi, vedi. Alzi la mano chi proprio non vuole. Chi non vuole? Uno, ma t'attacchi tu. Va bene, allora andremo ad editare anche questo video, e vi ringrazio davvero per aver trasformato insieme a noi una crisi in un'opportunità. Ringrazio i curatori che si sono prestati a essere, insomma, rapiti dal pubblico all'ultimo minuto. Ci vediamo fra mezz'ora in questa sala per l'evento di chiusura. Attenzione che noi abbiamo stampato il programma prima di fare l'ultima modifica, quindi alle 3:30 c'è l'evento di chiusura, tema NFT e saluti finali. Grazie a tutti.